Buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo il privilegio questa sera di presentare a voi Sua Eccellenza il Barone di Luversì, il signore Rubén Cedeni, cavaliere dell'Ordo Bonaerensis e capo visibile di tutti i gruppi di metafisica del mondo. E il signore Rubén Cedeni è maestro compositore di innumerevoli opere, scrittore di 520 libri e conosciuto cantante lirico. Detta conferenza la offre senza nessun tipo di interesse economico né di nessun altro tipo e indole. Ciò spinge il nostro pubblico, tutti noi, a presentare i propri saluti, rispetti e ringraziamento a Sua Eccellenza. Grazie. 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 Buonasera per tutti. Buonasera. Io non parlo l'italiano bene, per questa cosa Esther va a tradurmi tutto quello che io voglio parlare. La metafisica es la enseñanza espiritual de este momento. El enseñamiento espiritual de este momento. La metafísica es la enseñanza más adelantada del planeta. La metafísica es el enseñamiento más avanzado de todo el planeta. Y por eso se está difundiendo en el mundo entero. Y por esto se está difundiendo en el mundo. Hay grupos en el mundo entero de metafísica. En todo el mundo ci sono grupos. Porque es una espiritualidad dinámica. Perché è una spiritualità dinamica. Non è spiritualità logica. È una spiritualità logica. È una spiritualità per risolvere i problemi di tutti i giorni. È una spiritualità per risolvere i problemi di tutti i giorni. E anche una spiritualità per sentirsi soddisfatto con Dio tutti i giorni. Ed è anche una spiritualità per sentirsi soddisfatti con Dio tutti i giorni. Hoy vamos a hablar de un punto propio de la enseñanza metafísica que es propio de esta era. Adesso parleremo di un punto che è proprio dell'insegnamento metafisico di questa era. Le sette sfere. Le sette sfere è un'insegnanza che dà il maestro San Germain. Le sette sfere è un insegnamento del maestro San Germain. Maestro San Germain è l'avatar della era. Il maestro San Germain che è l'avatar di questa era. Cada era tiene un avatar. Ogni era ha un avatar. Tuvimos un avatar que ustedes todos conocieron, que fue el Maestro Jesús. Abbiamo avuto un avatar que tutti voi avete conosciuto, è il Maestro Jesús. Un gran avatar con una enseñanza maravillosa. Un grande avatar, el cual ha dado un insegnamento meraviglioso. En esta era tenemos al Maestro San Germain. In questa era abbiamo il Maestro San Germain. Pero el hecho de que haya venido el Maestro San Germain no quiere decir que vamos a quitar al Maestro Jesús. Il fatto che adesso abbiamo il Maestro San Germain non vuol dire che noi non osserviamo e non siamo devoti a tutto quello che il Maestro Gesù ha detto. Las dos enseñanzas no se contradicen. Le due insegnanze non si contraddicono. Una enseñanza refuerza a la otra. Un insegnamento rinforza l'altra. Toda la enseñanza del Maestro San Germain se está traduciendo ya al italiano. Tutto l'insegnamento del Maestro San Germain adesso sarà tradotto in italiano. Todos los libros que ustedes tienen en italiano de metafísica tienen enseñanza del Maestro San Germain. Tutti i libri in italiano di metafisica che voi avete hanno dentro l'insegnamento del Maestro San Germain. Bien, entonces, Dio è luce. E la luce sorgono i siete colori. Che sono i sette raggi. Y siete aspectos de Dios. En ninguna religión explican a Dios. En ninguna religión explican quién es Dios. Hablan de Dios. Hablan de Dios. Pero no explican la esencia de Dios. Pero no hablan de la esencia de Dios. La esencia de Dios son siete aspectos. La esencia de Dios son siete aspectos. Y siete leyes. Y siete leyes. Hoy vamos a hablar de los siete aspectos. Adesso parleremo dei sette aspetti. Porque la gente ha pensado que Dios es un ser que está montado en una nube, viendo bien a quien juzga.
Perché la gente pensa che Dio si trova su una, su una nuvola e viene a vedere chi va a juzgare, guardando in basso e vedendo chi può giudicare. Pero Dios es aspectos. Però Dio è solo aspetti. Quando te le explica a un científico che Dio sono aspectos, quando voi spiegate a uno scienziato che cosa sono gli aspetti, a un universitario, un intellettuale, che Dio sono aspetto, accetta a Dio. Quando voi riuscite a spiegare ad un intellettuale o a una persona scientifica che cosa sono gli aspetti di Dio, questa persona accetta Dio. Perché è logico. Perché è logico. Estamos en la era de la logica. Adesso siamo nell'era logica. Entonces, lo primero que vamos a aprender de Dios. Quindi la prima cosa che adesso impareremo di Dio es que Dios es el gran sol espiritual central. È che Dio è il grande sole spirituale centrale. De donde han emanado todas las cosas. Da dove sono state emanate tutte le cose. Pero todas las cosas que han emanado de Dios no son iguales. Però tutte le cose che Dio ha emanato non sono uguali. Tienen aspectos. Hanno aspetti. Y esos aspectos se clasifican en siete rayos. E questi aspetti si classificano in sette. En el centro corazón de Dios. Nel cuore centrale di Dio. Está la Santísima Trinidad. C'è la Santísima Trinità. Que la Iglesia Católica habla de eso. La Chiesa Cattolica già parla di questo. Però la metafisica hablamos un poco más de eso. Però lo spieghiamo meglio, un po' di più. E los tres aspectos principales de Dios. E i tre aspetti principali di Dio. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Pero en la nueva era se revela. Però nella nuova era noi riveliamo. Y son el rayo azul, rayo dorado y rayo rosa. Che questi corrispondono al raggio azzurro, al raggio dorato o giallo e al raggio rosa. El azul es el padre. Il raggio azzurro corrisponde al padre. La fuerza, el poder, la energía. La forza, il potere, l'energia. El rayo dorado es la inteligencia, la sabiduría, la iluminación. Il raggio dorato è l'intelligenza, la saggezza e l'illuminazione. El rayo rosa es el amor. Il raggio rosa è l'amore. Todo en el universo está constituido por esa llama triple. Tutto nell'universo è costituito da questa y fiamma triplice. También tienen dentro de sí esa llama triple. E voi stessi avete dentro di voi questa fiamma triplice. Y cuando busquen a Dios. E quando cercate Dio. Busquen a Dios dentro de ustedes como esta llama triple. Cercate Dio dentro di voi con questa fiamma triplice. Pero no es algo que ustedes van a buscar y no va a responder. Però non è qualcosa che voi cercherete e non vi risponderà. Es algo que responde. È qualche cosa che risponde. No, es que el Cristo, eso se llama el Cristo, y el Cristo responde. Questo si chiama Cristo e il Cristo el risponde. Cristo, el Cristo. Il Cristo risponde. Sí. Responde porque está vivo dentro de ti. Perché è vivo dentro di te. Cuando te digo que responde, es responde cuando haces un decreto de prosperidad. Vi risponde quando, per esempio, fate un decreto di prosperità. Un decreto de salud. Un decreto di salute. Un decreto di amor. Un decreto d'amore. Porque en la metafísica no se suplica. Perché nella metafisica non facciamo suppliche. Non supplichiamo a Dio nada. Non supplichiamo a Dio in nessuna maniera. Perché Dio già dio tutto lo che te tenía che dare. Perché Dio ti ha già dato tutto quello che doveva darti. Lo che pasa è che tu non lo sabes. Soltanto che tu non lo sai. Se quieres una casa, ya Dio te la dio. Se tu vuoi una casa, Dio te l'ha già data. Se quieres un automóvil, Dio ya te lo dio. Se tu vuoi una macchina, Dio già te l'ha data. Pero como tú no lo crees. Ma siccome tu non ci credi, por eso no viene, no lo ves. Per questa ragione non arriva e non la vedi. Por eso necesitas decretarlo. E quindi hai, hai bisogno di decretarlo. Es como cuando, pongamos, alguien te regala un automóvil. È come per esempio, come se qualcuno ti regalasse un automobile. Pero l'automobile está escondido en un garage. Però l'automobile si trova nascosto dentro un garage. Y por eso tú no lo ves. E quindi tu
non riesci a vedere. E puoi dire, su, è mentira che mi regalaste un'automobile. Quindi potresti pensare, è una bugia che mi regalaste. E tu ti dici, no, l'automobile sta vendendo dentro del garage. No, l'automobile è dentro il garage. Entonces tu haces un decreto. E quindi tu fai un decreto. Che si apre il garage. Che si apre il garage. È un decreto, non una supplica. Ed è un decreto, non una supplica. Pues tú no necesitas por qué suplicar, porque ya el automóvil te lo dieron. Quindi non hai la necessità di supplicare, perché l'automobile te l'hanno già data. Bien, de los tres rayos primordiales, que se llama la llama triple, di questi tre raggi primordiali, che si chiamano la triplice fiamma, se desprenden los siete rayos. Da questi raggi si... se desprenden. Sorgono i sette raggi. Sí. Estos rayos no es para saberlo. No, no, queste, sapere che esistono questi raggi non è solo per conoscere. Es para que ustedes los usen. È per permettervi di usarli. Y es una enseñanza propia de esta era también. Ed è un insegnamento proprio di questa era. No quiere decir que los rayos están allá y tú aquí. Non è che i raggi si trovano da una parte e tu stai da un'altra. Questi raggi sono dentro di te. Questi raggi sono dentro di te. E stanno a te allí para tu usarlos. Questi raggi sono dentro di te affinché tu li possa para usare. Para tu proprio beneficio. Per il tuo proprio beneficio. È Dio che ti sta dando un regalo di tutto lo che Él es. È Dio che ti regala tutto ciò che Dio è. Sì. La, los siete rayos son la manifestación de los siete aspectos de Dios. Seguimos. Entonces, cada rayo e quindi, ha manifestado raggio, un plano. Ha manifestado un piano. Hay siete planos. Ci sono sette piani. Que son los siete cielos. ¿Qué son los siete cielos? Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro. Cuando voi pregate il Padre Nostro. Se dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Dite, Padre Nostro que sei nei cieli. En los cielos, sí, en los cielos. Dile que ahora lo han cambiado y puesto en el cielo, pero que originalmente eran los cielos. Adesso hanno cambiato il Padre Nostro, adesso dice nel Padre Nostro di adesso dice sei nel cielo. Ma anticamente nel Padre Nostro era Padre Nostro che sei nei cieli. Sì, son siete cielos. Sono sette cieli. El primer cielo es la tierra. Il primo cielo è la terra. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta. Solo che no. Vi siete resi conto? Perché la gente vive dicendo che viene alla terra a soffrire. Vi siete resi conto? Perché normalmente la gente dice che viene nella terra a soffrire. E dicono che viene alla terra a soffrire, come tutto è mente, per questo soffrire. E siccome voi dite che siete venuti per soffrire, siccome tutto è mente, per questo soffrite, perché lo pensate. Pero la tierra es un paraíso. Però in realtà la terra è un en la Biblia lo dice il paraíso terrenal. E difatti nella Bibbia c'è scritto. Pero tú tienes que decretar todos los días que ese paraíso se manifieste. Che è un paradiso terrestre. Però tu devi pregare affinché questo. Pregare no, decretare. Decretare perché questo paradiso si manifesti. Siempre, siempre hay que decretarlo. Sempre c'è da decretare. Por encima de la tierra está el plano de las emociones. Oltre il piano della terra c'è il piano delle emozioni. Che è lo che chiamano il piano astrale. Che è quello che chiamano il piano astrale. Però come hai desideri negativi. Siccome ci sono desideri negativi. E i desideri negativi lo tiene las brujas y los brujos. E i desideri negativi sono quelli che hanno i maghi e le maghe, le fattucchiere. E por eso las brujas se mueven en el plano astrale. Per questo questi esseri si muovono nel piano astrale. Pero también allí se mueven los deseos y los sentimientos de los artistas. Però nel piano astrale si muovono anche i desideri, i sentimenti degli artisti. Y es el plano astral superior. Ed è il piano astrale superiore. Y es el plano más bonito que hay. È il piano più bello che c'è. E poi sta encima del plano della mente. E poi c'è il piano della mente. Cada plano está relacionado con un rayo. Ogni piano è relazionato con un piano. Entonces, il plano fisico con il raggio violeta. Quindi il piano fisico è relazionato al piano viola. Il piano astrale con il piano oro rubì. Il piano astrale è relazionato al piano oro rubì. Il piano mentale con il piano della il piano mentale con il raggio verde. Il piano mentale con raggio verde. E poi c'è il piano della comunione. Dopo c'è il piano della comunione. Che sta relazionato con il raggio blanco. Che è relazionato con il raggio bianco. E poi il raggio della coscienza spirituale. Poi c'è il piano della coscienza spirituale.
spirituale. Relacionado con el rayo rosa. Relacionado con rayo rosa. Después el plano del ser divino. Poi c'è il piano dell'essere divino. Que es el rayo dorado. Que es el rayo dorado. Después el plano de la inmanifestación, que es el rayo azul. E poi c'è il piano della immanifestazione, che è il piano, che è il raggio azzurro. Y todo eso lo tenemos nosotros dentro de nuestra presencia yo soy. E tutto questo che avete visto è dentro noi. Aquí está tu ser físico. Il piano della presenza io sono. Aquí está tu ser físico. Qui c'è il nostro essere fisico. Ese es el que tú tienes sentado allí en la silla. Ed è l'essere fisico quello che voi avete seduto. Pero por encima de él está tu espíritu. Però sopra di esso si trova lo spirito. È la divina presenza di Dio io sono. È la divina presenza di Dio io sono. E la divina presenza di Dio io sono tiene un'aura gigantesca. E la divina presenza di Dio io sono ha un'aura gigantesca. Che sono los siete rayos. Che sono i sette raggi. E están organizados igual que el gran sol espiritual central. E sono organizzati nello stesso modo in cui è organizzato il grande sole spirituale centrale. Ed anche i sette piani. Esa es una ley que dice como es arriba, es abajo. C'è una legge che dice che come è sopra, cioè è sotto. Así como en el cosmos, così come nel cosmo, con los siete esferas, con le sette sfere, igual está dentro de ti la siete esfera en el cuerpo causal. Nello stesso modo si trova dentro di noi nel corpo causale. Los siete rayos en tu espíritu se le llama cuerpo causal. I sette raggi che sono nel tuo spirito si chiamano corpo causale. Y esto se llama la lámina de la presencia yo soy. E questa è l'immagine della presenza io sono. Y nosotros tenemos publicada esta lámina para que todo el mundo la tenga en su casa. E questa immagine è pubblicata, noi la pubblichiamo dappertutto affinché ciascuno di voi abbia questa immagine nella sua casa. Porque es importante recordar que todo lo que es Dios está dentro de nosotros. Perché è molto importante ricordare sempre che tutto ciò che è Dio è dentro di noi. Vamos a ver la esfera azul. Adesso guarderemo la sfera azzurra. La esfera azul es de fuerza. È quella la sfera azzurra è quella della forza. Del poder. Del potere. Dell'energia. Dell'energia. Cuando te sientas sin energía. Quando ti senti, ti siedi, ti hai energia. Cuando te sientas sin energía, cuando no hay energía, ti siedi. Cuando no te sientas sin poder. Cuando ti siedi senza potere. Tú visualiza. Cerca di visualizzare. Que te metes en tu esfera azul. Che di metterti nella sfera azzurra. Te imaginas una esfera azul. Ti immagini una sfera blu. Y te metes allí. E ti metti dentro. Y dice, yo estoy metido en mi esfera azul. E quindi dici, io sono dentro la mia sfera azzurra. Y si necesitas vestirte de azul, te vistes de azul. E se ne hai bisogno, vestiti con dei vestiti. Para que sientas poder, fuerza, voluntad. Per poter sentire dentro di te la forza e la volontà. Bien, ahí hay cantidad de seres de luz que trabajan en ese rayo. C'è un'infinità di esseri di luce che lavorano. Le voy a nombrar uno solo que ustedes conocen. Posso nominare uno solo che voi tutti conoscete. Es el Arcángel Miguel. È l'Arcangelo Michele. Sí. Entonces, ese es el rayo de los presidentes, de los líderes, de los militares, de los gobernadores. Questo è il raggio dei presidenti, dei leaders, dei militari e dei governatori. Porque son los seres que manejan la fuerza, el poder. E sono tutte queste persone che dirigono la forza e il potere. Y es el plano primordial. Ed è il piano primordiale. Sí. Y entonces tú puedes decretar. Puoi decretare. Todo vamos a decretar. Io mi accolgo nella mia sfera azzurra di forza e protezione. También existe la esfera dorada. Esiste anche la sfera dorata. Si ti hace falta inteligencia. Quindi se ti manca intelligenza. Sabiduría. Saggezza. Comprensión. Comprensione. Puoi dire, me meto en mi esfera dorada. Puoi metterti nella tua sfera dorata. Che è la esfera dorada di Dio. Che è la sfera dorata di Dio. Che è tutta pura intelligenza. Che è pura intelligenza. E allí hay seres que son del rayo dorado. E lì ci sono un sacco di esseri di luce del raggio dorato. Pero solamente le voy a nombrar uno. Ma io solamente vi parlerò di uno. El maestro Kutumi. Il maestro Kutumi.
è un ser di sabiduria e di intelligenza. Che è un essere di saggezza e intelligenza. Entonces, ¿quiénes pertenecen a ese rayo? E quindi vediamo un attimo, chi è che appartiene a questo rayo? Los maestros destacados. I maestri distaccati. Los grandes pedagogos. I grandi pedagogi. Profesores de todas las ciencias. I professori di tutte le scienze. Los filosofía. Los filósofos. Filosofi, los pensadores. Y la gente muy, con la inteligencia muy clara. E tutte le persone che hanno intelligenza molto chiara. Bien. Entonces, el plano de del ser, del yo sono. Ed ecco che ci troviamo davanti al piano del io sono. La presenza, tu puoi dire io do tutto. Io mi avvolgo nella mia sfera dorata di intelligenza. Cada vez que necesiten inteligencia, acuérdense de la esfera dorada. Tutte le volte che avete bisogno di intelligenza, ricordatevi della sfera dorata. Ora vamos alla sfera rosada. E adesso andiamo alla sfera rosa. La sfera rosa a todo el mundo le gusta. La sfera rosa piace a tutto il mondo. Poi a tutto il mondo le gusta l'amore. Perché a tutti piace l'amore. Sì. E in questa sfera. In questa sfera. Incontriamo l'amore divino e la coesione. Troviamo l'amore divino e la coesione. E hay seres preciosos dentro de esta esfera. E in questa sfera ci sono degli esseri meravigliosi. Le voy a mencionar solamente a Lady Rowena. Vi menziono soltanto, perché voi possiate capire, Lady Rowena. Y allí, en cada esfera, hay... Es que cuando hay interrupción, el deber de uno por educación es hacer silencio. Quando c'è un'interruzione, il dovere di una persona è stare in silenzio. Por educación. Per educazione. Perché la altra persona che interrompe non tiene educación. E chi interrompe non ha educazione. Entonces tienen que aprender buena educación. Bisogna imparare la buona educazione. Sí. Entonces tenemos el rayo rosa del amor divino. Quindi abbiamo qui il raggio rosa dell'amore divino. Seguimos. Entonces, ¿quiénes viven en la esfera tercera del rayo rosa del amor divino? Quindi vediamo chi sono quelli che appartengono alla sfera rosa dell'amore divino. Los filantropi, los activisti, la gente amorosa, la secretaria, los casalingue, etc. Seguimos. Entonces, el piano de la conciencia espiritual. Il piano adesso della coscienza spirituale. Sí. Entonces, tú, cuando necesites amor. Quindi quando tu hai bisogno d'amore, o quando alguien que tú conozcas necesita amor, oppure quando qualcuno che tu conosci ha bisogno d'amore, o te has peleado con alguien, oppure hai litigato con qualcuno, o odias a alguien, o odi qualcuno, te le dice, yo te meto en mi esfera del rayo rosa del amor divino. Puoi dire, io ti metto nella sfera nella mia sfera di amore divino. Y esa persona cambia de inmediato. E questa persona immediatamente cambia. Hoy en día no hay perros callejeros. Y de la calle. Adesso non ci sono più cani randaggi. Pero hace muchos años, cuando yo venía a Italia la primera vez, había perros callejeros. Però la prima volta che io sono venuto in Italia c'erano cani randaggi. Y los perros, a veces los perros callejeros pelean. E i cani randaggi spesso litigano. Sí, pero ustedes pueden buscar algunos perros que estén peleando. Potreste trovare dei cani che stanno litigando. Y pueden hacer un experimento. Puoi fare un esperimento. Envolverlos en la esfera rosa del amor divino. Puoi avvolgerli nella sfera rosa di amore divino. Inmediatamente dejan de pelear. E smettono immediatamente di litigare. Pero in Italia no hace falta buscar perros que peleen. Però in Italia non c'è bisogno di cercare dei cani che litigano. Perché gli italiani pelean per qualche cosa. Gli italiani litigano per qualunque cosa. Il raggio d'Italia è il raggio blanco. Il raggio dell'Italia è il raggio bianco. È armonia attraverso il conflitto. Che è l'armonia attraverso il conflitto. Che si pelean e poi si besano e si quieren molto.
che prima litigano e dopo si baciano e si vogliono tanto bene. Sì, quando intendo se peleando. E quindi mentre stanno litigando, mettan a la persona nel raggio rosa dell'amor divino. Mettete queste persone nel raggio rosa dell'amore divino. O tu te metti también nel raggio rosa dell'amor divino. Oppure mettete voi stessi nel raggio rosa dell'amore divino. E noi vamos a hacer este decreto. Sí. Io mi accorgo nella mia sfera rosa di puro amore divino. Bene. Entonces vamos ahora alla sfera blanca. Andiamo quindi adesso alla sfera. Es la quarta sfera. Che è la quarta sfera? Es la sfera del arte. Che è la sfera dell'arte. Della bellezza. Della bellezza. Della purezza. Della purezza. Es el rayo de Italia. Rayo italiano. Por eso en Italia hay tanta belleza. Per questo in Italia c'è tanta bellezza. Por eso en Italia hay tanto arte. Per questo in Italia c'è tanta arte. Pero también no sé y no entiendo por qué hay gente que se viste fea. Però non capisco come mai che c'è gente che si jamás deben salir feos a la calle. Veste male, insomma. Porque Dios es belleza. Allora, la gente non deve mai vestirsi male e uscire vestiti male, perché Dio è bellezza. Y si tú te vistes mal, atraes mal. E quindi se tu ti vesti male, attrai. Y si tú te vistes bonito, vas a traer belleza. Invece se ti vesti bene, tu attrai bellezza. Entonces, hay muchos seres que trabajan en el cuarto rayo del blanco. Quindi, questo raggio bianco, ci sono tanti esseri che lavorano. Y entonces tenemos al maestro Serapis Bey. Quindi abbiamo il maestro Serapis Bey. Que es el maestro del cuarto rayo. Che è il maestro del quarto rayo. En cada esfera yo le estoy poniendo todos los maestros que trabajan en esa esfera. In ogni sfera vi sto mettendo tutti i maestri. Pero no se los puedo nombrar todos. In questa sfera. Però non posso nominarveli tutti. Perché se vanno a voler loco con tanto maestro. Perché diventereste matti con tutti questi maestri. Sì. Entonces, en esa esfera están trabajando los arquitectos. Quindi in questa sfera bianca lavorano gli architetti. Gli architetti, gli scultori, gli disegnatori, gli amanti della bellezza, il signor Tag, un'entità egipzia. Egipcia, que es el patrón de todo el arte. Sí. El señor Pa, que es una entidad egipciana, egipcia, veramente, que es el modelo de toda la arte. Y es el piano de la comunión divina. Allora, el piano bianco es quella de la comunión. Y puede decretar: Yo me acuerdo de la mi esfera bianca, de la belleza, pureza y ascensión. Cuando necesites pureza, belleza, mete eso dentro de la esfera blanca. Cuando tú hay bisogno de belleza y de pureza, metti le cose que hay bisogno nella sfera bianca. Si conoces un hombre que está muy feo. Se conosce un uomo che è molto brutto. Si conoce una mujer que está muy fea. O una donna che è molto brutta. Métela en la esfera blanca de la belleza. Mettila nella sfera bianca della bellezza. Y la persona va a comenzar a transformarse. E vedrai che questa persona comincerà a trasformarsi. Hay países donde hay pueblos que están muy feos. Ci sono dei paesi in cui la popolazione sono molto brutta. No, la popolazione, no, il pueblo sta feo. Proprio il la casa, tutto, sì. È molto brutto. Y tú puedes meterlo dentro del rayo blanco. Quindi puoi mettere il paese nel raggio bianco. Il paese, sì, esattamente. Y pueden ver cuando vuelvan que va a estar más bonito. E vedrete che quando ritornate ci saranno delle trasformazioni. Ahora vamos a la esfera verde. Adesso andiamo nella sfera verde. Aquí están hablando mucho del coronavirus. Adesso qui stanno parlando molto. Agarren a todo el que tenga coronavirus, lo meten en la esfera verde. Prendete tutti quelli che hanno il coronavirus e mettetelo nella sfera. Cuando en la televisión estén hablando del coronavirus, agarras al locutor y a todos los que estén hablando y al ministro de sanidad y lo metes en la esfera verde. Quando la televisione sentite parlare del coronavirus, prendete sia l'intervistatore e tutti i ministri, li mettete tutti nella sfera verde. Para que todo sea salud y curación. Affinché tutto sia esto salute funciona. E guarigione. Esto funciona, esto es verdad. Questo funziona, quindi fatelo anche. Il raggio verde è il raggio della scienza della curazione. Allora, il raggio verde è il raggio della scienza e della guarigione. Aquí están
la maggioria dei seri che lavorano nel raggio verde. Qui vedete la maggioranza di tutti gli esseri di luce che lavorano nel raggio verde. Vi nombrare uno solo. Vi parlerò di uno solo. È l'arcangelo Raffaele. L'arcangelo Raffaele. È l'arcangelo della salute, della curazione. L'arcangelo della salute e della guarigione. Sì, le persone che lavorano nel raggio verde sono lo scientifico. Quindi le persone che lavorano nel raggio verde sono scienziati. Los medici, los tecnici di laboratorio, infermieri, scienziati, chimici, tecnici, tutta questa gente lavora in raggio, quinto raggio della curazione. Della guarigione. Della guarigione. E il piano della mente. E anche il piano della mente. Sì. E tu puoi decretare. Io mi avvolgo nella mia sfera verde di guarigione. Esta tienen que activarla mucho in Italia ahora. E adesso dobbiamo attivare molto questa sfera verde di guarigione. Agarren todo el mapa de Italia y métanlo en la esfera verde. Prendete la mappa dell'Italia, la cartina dell'Italia, e mettetela dentro la sfera verde. Vamos a hacerlo ahora. Lo facciamo adesso. Vamos a decir, yo invoco. Io invoco. Io invoco. La esfera verde. La esfera verde. De la salud y de la curación. De la salud y de la curación. Meto todo el mapa de Italia. E metto tutta la mappa d'Italia. E dentro della esfera della curazione. Dentro la sfera della guarigione. Curazione, curazione, curazione. Guarigione, guarigione, guarigione. Sanazione, sanazione, sanazione. Sanazione, sanazione, guarigione, guarigione. Grazie Padre. Grazie Padre. Ora vamos alla esfera oro rubì. E adesso andiamo alla sfera oro rubino. E l'oro rubino sta entre il rojo e naranja. L'oro rubino si trova tra il rosso e il color arancio. E il colore esatto è che usano i cardinali della Chiesa Cattolica. È il colore che hanno i cardinali della Chiesa Cattolica. Sì, entonces il raggio della provisione. È il raggio della provvidenza. Y es el rayo de la paz. È il raggio della pace. Sì. Entonces, allí trabajan varios seres. In questo raggio lavorano tanti esseri. Pero hay uno que ustedes conocen. E molti li conoscete. Que es Juan el Amado. Giovanni l'Amato. El discípulo de Jesús. Il discepolo di Gesù. En esta raggio. In questo raggio. Están todos los monjes. Sono tutti i monaci. Los devotos. Devoti. Los místicos. I mistici. Los contemplativos. I contemplativi. Y los pacifistas. E anche i pacifisti. Se hay una persona che esté peleando, se c'è una persona che sta litigando, che necesita paz, che necessita pace, tu puedes mandarlo a la esfera oro rubino. Puoi mandarlo nella sfera oro rubino. Para que se pacifique y se tranquilice. Affinché si tranquillizzi e si pacifici. Si pacifichi. Sì. Entonces tú puedes decretar. E quindi tu puoi decretare. Io mi accolgo nella mia sfera oro rubino di pace e abbondanza. Y está ligado al piano emozionale. Sì. È legato al piano emozionale. Ahora vamos a la esfera violeta. E adesso andiamo nella sfera violeta. Es la esfera de esta era. È la sfera di questa era. Es la esfera del maestro San Germán. È la sfera del maestro San Germán. Perché è il raggio di questa era. Perché è il raggio di questa nuova era. Il raggio violeta trae trasmutazione. Il raggio viola attira la trasmutazione. Il perdono del karma negativo. Il perdono del karma negativo. La protezione contro le cose malas. La protezione contro le stregonerie. E también es el rayo del orden ceremonial. Ed è anche il raggio dell'ordine cerimoniale. Ahí trabajan muchos seres. Lì lavorano molti esseri. Les voy a mencionar más de uno. Vi dico soltanto uno. Está el maestro San Germán. Ecco il maestro San Germán. Está la madre Mercedes. C'è la madre Mercedes. Está la madre Kuan Yin. La madre Kuan Yin. La Santa Matista. La Santa Matista. ¿Verdad? El arcángel Zadkiel. L'arcangelo Zadkiel. Son seres maravillosos. Sono esseri meravigliosi. Trabajan siempre para transmutar y disolver el karma. Lavorano sempre per dissolvere il karma.
En este séptimo rayo trabajan los sacerdotes compasivos. In questo raggio lavorano i sacerdoti compassivi. Il mago che trasforma lo negativo in positivo. I maghi bianchi che trasformano il negativo in positivo. Los diplomáticos ceremoniosos. I diplomatici cerimoniali. Todas las personas de la realeza que les gusta el ceremonial. Tutte le persone della realtà a cui piace il cerimoniale. Porque le gusta el que va primero, el que va de segundo, vestirse bien, todo eso al séptimo rayo violeta. A tutte le persone a cui piace il cerimoniale, che è anche il cerimoniale di corte, chi va prima, chi va dopo. Sì, e questo, tutto il raggio violetto. Tutto questo fa parte del raggio viola. Il raggio del piano fisico. Il raggio viola è il piano del raggio fisico. Quando necessites trasmutare algo. Quando hai necessità di trasmutare qualche cosa. Può essere anche il coronavirus. Puoi anche trasmutare il coronavirus. E metto in la sfera violeta del raggio violeta. Possiamo prendere il coronavirus e metterlo nella sfera violetta. E puoi decretare. E puoi decretare. Io mi avvolgo tutti. Io mi avvolgo nella mia sfera violeta di trasformazione. Sì. Il raggio bien. Entonces vamos a hacer ahora decreto para cada una de las esferas de cada uno de los rayos. Adesso faremo dei decreti per ciascuna delle sfere e ciascuno dei raggi. Vamos, tutti. Io sono il raggio azzurro che mi protegge da tutto il male. Io sono il raggio dorato che illumina la mia intelligenza. Io sono il raggio rosa che mi avvolge nel mio scelto di amore. Io sono il raggio bianco che mi infonde armonia e bellezza. Io sono il raggio verde che mi dà vita e salute. Io sono il raggio oro vino che mi dà prosperità e pace nella vita. Io sono il raggio violetto che risolve ogni errore che possa commettere. Grazie Fabio, grazie. Se tienen alguna pregunta la pueden hacer. Se avete qualche domanda potete farla adesso. Dile que esta clase. Questa lezione. Es para repetirla muchas veces. È da ripeterla tante volte. Y la vamos a colgar en el internet para que la puedan ver varias veces. E la troverete quindi in internet affinché voi la possiate vedere tante volte. Mientras más se oye y más se practica, más se va a tomar conciencia de esto. Quindi tanto più voi la vedrete e la praticherete, prenderete sempre più coscienza di questo. Esto no es una información intelectual. Questa non è un'informazione intellettuale. Deve essere un'informazione vivenziale. Deve essere un'informazione esperienziale, vivente. Para que todo la pongan en práctica. Affinché la possiate mettere in pratica. Sì, se tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora. Prego, fate pure le domande. Sì. Vorrei sapere come mai fa questo. Che dice? Per la vibrazione. Quando fa così, lo fa per cambiare le immagini. Niña, che? La risposta la cosa. Dire che sì. Che se eso era parte dell'insegnanza, era quello che volevo preguntare a ella. Questa è una parte dell'insegnanza. No, che io le chiedo preguntare a ella. Fare una domanda, che se fare questo è importante per la insegnanza, allora, che ha passato tutta una ora dando insegnanza e solamente si puso e si preoccupò per questo. Allora, il signor Sedegno vuol sapere se questa cosa è importante per l'insegnamento. Dunque abbiamo parlato tutta un'ora, lui vorrebbe sapere se los radios, dei raggi, degli esseri di luce. E solamente si può pensare e questa cosa è la cosa che più ti ha colpita? Sì, perché pensavo che fosse qualcosa a livello quantico che lui cambia la vibrazione. Che già non sta intendendo. Ai Fernando va a tener che explicarselo tu. Sì. Sì, lei ha detto. Intendo e che intendiamo sta intendendo lo che io chiedo di essere in castellano. Sì. Ok. Que estuvo pendiente de que yo le daba a los dedos, no estuvo pendiente de toda la enseñanza. Sí, durante la lección, le estaba
fissando l'attenzione su ciò che faceva con le dita e non sull'insegnamento che era importante. Che de lo che tenía que importar es la enseñanza che su cui doveva fissare l'attenzione e riflettere su un insegnamento. Sì, non sì. Un'altra cosa. No, non un'altra cosa, le cose esterna. Esterne e fisiche non sono importanti. Sì. Bien, grazie. Bene, grazie. Ah, io quería hacer una pregunta. Dillo. Ok, la pregunta... In italiano. Sì, la faccio in italiano. E quando facciamo un'invocazione, stiamo attirando qualcosa che viene da fuori o che è già dentro di noi? Bien, esiste una ley, che è la ley de correspondencia. Esiste una legge, che è la legge di corrispondenza. Como es arriba es abajo. Que como es en alto es sotto. Como es adentro es afuera. Como es dentro es fuori. Entonces, quindi, en tu cuerpo causal todo ya lo tienes. Quindi nel tuo corpo causale c'è già tutto. Pero también el cosmo también te está dado. Però anche il cosmo, anche quello ti sta. El cuerpo causal es interno. Il corpo causale è interno. Las siete esferas son externas. Le sette sfere però sono esterne al corpo. Pero en todas partes está todo. Però dappertutto c'è tutto. Se le llama macrocosmo, microcosmo. Questo si chiama, la parte fuori dal corpo si chiama macrocosmo, la parte interna si chiama microcosmo. Pero es igual uno que lo otro. Però è uguale l'uno e l'altro. La única diferencia es que macrocosmo es afuera y microcosmo está dentro. L'unica differenza è che il macrocosmo è fuori e il microcosmo è dentro. Entonces, cuando tú decretas algo, quindi quando tu decreti qualcosa, tú lo estás sacando dentro de ti. Tu lo stai facendo uscire da dentro. Pero también lo estás invocando desde afuera. Ma nello stesso modo lo stai anche invocando. Cuando choca. Da tutto quello che c'è. Cuando choca lo interno con lo esterno. Quando la parte interna si scontra con la parte esterna. Se produce un chispazo. Se produce una chispa. Si produce una scintilla. Bien, te digo. Si tú has pedido un automóvil. Quindi se tu hai chiesto un automóvil. El automóvil está en lo externo. E l'automobile si trova fuori. Y también lo tienes internamente. E nello stesso tempo ce l'hai dentro di te. Con la fe y el decreto. Con la fede e il decreto. Ajá. Tú produces que los dos se encuentren, lo externo con lo interno. Tu fai in modo che la parte interna si scontri con quella. O sea, hay una explosión. C'è un'esplosione. Y aparece el auto. E appare magicamente l'automobile. Aparece la casa. Può apparire una casa. Aparece el viaje. Può apparire un viaggio. La camisa. La camicia. Los zapatos. Todo lo que tú quieras. Qualunque cosa tu desideri appare. Sì, grazie. Grazie. Dimmi. Sì, io volevo sapere, questa unione tra interno ed esterno, ma i blocchi emotivi, culturali, religiosi, che sono radicati in noi, come possiamo? Sì. Ecco. Para los... Quando uno... está decretando algo. Cuando uno decreta qualcosa. Y ese decreto es para que se manifieste de lo interno y de lo externo lo que uno decreta. E quindi quando uno fa in modo che si manifesti dalla parte interiore alla parte esteriore, che si manifesta. Hay bloqueos en la mente. Ci sono blocchi nella mente. Es lo que tú estás preguntando. È quello che tu stai chiedendo. Los bloqueos son lo siguiente. I blocchi sono questo. Quando la gente dice non può essere. I blocchi sono quando tu dentro di te pensi non può essere. Ah, però non se va a curare tutto. La gente dice. Ah, però non se va a curare tutto il mondo del coronavirus. Quindi quando la gente dice non tutti riusciranno a guarire del coronavirus. O uno decreta una villa nel Mediterraneo e dice no, eso es imposible, se ríe. Quando uno decreta e per esempio decreta che vuole una villa nel Mar Mediterraneo. E pensa che è una cosa impossibile. E se ride. E sta ridendo. Son bloqueo. Perché crede che sia impossibile. Per questo non devi apprendere la negazione. Però tu devi apprendere
come, cioè, la negazione. La negazione vuol dire non lo accetto, è negativo. La negazione vuol dire dire a quello, a quelli che sono i tuoi blocchi, non l'accetto. Ni para mí ni para nadie. Né per me né per nessuno. Non lo accetto ni para mí ni para nadie. Non lo accetto né per me né per nessuno. Esto es muy importante. Questo è molto importante. Porque antes del decreto positivo tiene que haber el decreto negativo. Perché prima del decreto positivo tu devi prima fare quello negativo. E negar lo negativo. Quindi negare prima il negativo. Eso es muy importante. Che è molto importante. Pues si no se niega lo negativo, lo positivo no viene. Perché se tu non neghi il negativo, non arriva il positivo. Grazie. Sì, dimmi. Ruben, ho una domanda. Che relazione... In italiano, ah. Che relazione c'è tra lo sviluppo di una sfera, di un aspetto di un raggio e il piano a quale appartiene quel raggio? Questo vuol dire sviluppando il raggio violetta, cosa collego con il piano fisico e così con ogni raggio? Dile che è molto importante. È molto importante. Quando si invoca la sfera. Quando si invoca la sfera. Visualizzarla. Che tu possa visualizzarla. La devi immaginare. Para que la puedas manifestar. Allora la devi immaginare per poterla manifestare. La visualización. Quindi la visualizzazione. Va con el plano mental. Va con il piano mentale. Y tiene que ser acompañado con la emoción y el sentimiento. E deve essere accompagnata con l'emozione e il sentimento. Y con el decreto hablado. E anche con il decreto. Y de esa manera. In questo modo. Es como se manifiestan las cosas. E questo è il modo per manifestare. Se ti falla una di queste cose. Se ti manca una di queste cose. Por ejemplo, tienes el pensamiento, pero no tienes el sentimiento. Hai il pensiero, ma non hai il sentimento adeguato. Tu tienes el pensamiento, el sentimiento, pero no tienes el decreto. Tu hai il pensiero, il sentimento, ma non hai il decreto. No se manifiesta. Non si manifesta. Tiene que estar todo esto completo. Deve esserci tutte queste tre cose. Devono sì, essere. Grazie. Dimmi. Raggi o da una o due sfere sì. Che sono tutte le qualità di Dio sì, di sì, sì. Tutte sette, però ha un significato particolare per me qui e ora oggi essere attratta in particolare da due sfere sì. Dimmi. Che cada persona pertenece a una sfera. Ogni persona appartiene a una sfera. Pero depende de lo que nosotros estamos viviendo. Però dipende da quello che noi stiamo vivendo. Nosotros necesitamos l'energia di una sfera. Dipende da ciò che stiamo vivendo in questo momento, perché questo necessita una determinata sfera. Se tu, per esempio, tieni apparenza di falta di dinero. Se per esempio adesso hai un'apparenza di carestia, cioè di povertà, tu necessita lavorare la sfera oro rubì. Hai necessità di lavorare con la sfera oro rubì. E lo secondo durante il dia. Quindi una persona durante il giorno se puede pasear por todas las esferas. Normalmente può passare attraverso tutte le sfere. Pero si una persona que tiene coronavirus. Però se una persona ha il coronavirus. Que tiene 3 o 4 días con coronavirus. E ha già passato 2-3 giorni con il coronavirus. Tiene que pasar 3-4 giorni metida en la esfera verde. Devi stare nella sfera verde. Tutti i quattro giorni che sei dentro nel coronavirus. E dovresti passare nella sfera verde. La metafisica lavora con il sentimento. La metafisica lavora con il sentimento. Entonces, toda esta información. Quindi tutte queste istruzioni. Tu la tienes que manejar con el sentimiento. La devi usare con il sentimento. Entonces tú puedes. ¿Qué sientes tú? ¿Cuánto tiempo tienes que estar en una esfera? Quindi devi anche comprendere quanto tempo hai bisogno di stare in una sfera. Comprendere quanto sente, perché quanto tu lo senti che hai bisogno. Non è un'informazione intellettuale. Non è un'informazione intellettuale. Todo ma devi manejarlo con il sentimento. Ma è un sentimento. Sì, grazie. Dimmi. Per favore, vorrei una risposta su quale sfera invocare oppure decretare per le persone che hanno non poca autostima ma un complesso di colpa su come sì. Vorrebbero essere. Sì, è una persona con complesso di colpa. Una persona che ha il complesso di colpa. Tiene che trasmutare. Deve
deve trasmutare. Entonces que se sienta la esfera violeta. Quindi ha bisogno della sfera viola. Pero si tiene baja autoestima. Però se hai la poca autostima. El rayo blanco es el rayo de la ascensión. Devi usare il raggio bianco che è il raggio dell'ascensione. Entonces tiene que usar dos rayos. Quindi dovresti usare questi il violeta rayos. Para transmutar lo negativo. Il viola per trasmutare il negativo. Y el blanco para ascender. E il bianco. Déjame la lámina de la presencia. Sí. Y dile que en la lámina de la presencia yo soy. Adesso metteremo la l'immagine della presenza io sono. Tenemos los dos rayos aquí funcionando. E li vedi, i due raggi che funzionano. El violeta transmutando. Il raggio violetto che sta trasmutando. Y el blanco ascendiendo. E il bianco che fa scendere. Esas dos actividades tienen que usarse siempre. Queste due attività sono da usare in continuazione. Grazie, dime tu. Grazie. Io non è più una domanda, se, non so, è un mio sentimento. Va bene, bene, bene. Perché quando vedo questa immagine, o quando decreto che, per esempio, io sento brividi, no? E allora, non so, è come un'emozione. Sì, dile che le emozioni che si sentono a vedere queste lamine. Le emozioni che tu senti vedendo queste immagini. Hay gente che llora también. C'è persino gente che piange. Eso todo viene del Cristo interno. Tutto questo viene perché il tuo Cristo interno si è reso recettivo. Il Cristo interno si mobilizza. Sì, si è commosso il Cristo interno. Sì, grazie. Dimmi. Se uno volesse iniziare, diciamo, un lavoro su se stesso. Sì. Sarebbe un pensiero giusto. Attraversare tutti i raggi, uno per ciascuno, oppure cominciare dal centro del cuore? Sì, dire che todo trabajo con los rayos deve cominciare dal centro del ser. Allora, tutti i lavori con i raggi devono iniziare dal centro del tuo essere. Dell'essere. E lo comienzas por dentro. Lo inizi dall'interno. E después lo expandes hacia afuera, hacia la esfera externa. Quindi lo cominci dall'interno e lo espandi fino a tutte le sfere più esterne. Perché tu necesitas che eso interno se manifieste esternamente. Perché tu hai la necessità che la tua parte interna si manifesti esternamente. Non vaya a passare come in la India. Non deve succederti quello che succede. In la India tutto il mondo è molto spirituale. Che in India tutti quanti sono molto spirituali. Tiene mucha paz. Tienen mucha paz y mucha armonía. Hanno molta pace e molta armonia. Pero por fuera. Però intorno a loro. Todo es un desastre. E c'è un disastro. Todo está sucio. Tutto è sporco. Todo huele mal. Tutto puzza. Porque no han conectado la esfera interna con la esfera externa. Perché non hanno messo in comunicazione queste due sfere, quella interiore e quella esteriore. Uno deve stare in comunicazione con lo interno e lo esterno. Manca questa comunicazione tra hay que manifestar todo esternamente. Bisogna manifestare tutti questi aspetti divini anche esternamente. Sì, grazie. Sì. Grazie. Bueno, gracias. Grazie. Grazie.